ci troviamo spesso, perché martedì e venerdì non sono giorni di caccia, quindi ci troviamo spesso ad osservare le lepri, come capiterà a tutti voi, penso. Martedì e venerdì però vi con un altro, se va a vedere le lepri, in quei giorni non si può cacciare, per cui la lepre esce dalle tane e cerca un rapporto più umano. E il nostro problema è di vedere queste lepri che fino a pochi giorni prima hanno visto un fucile puntato davanti ai loro occhi, dovreste vedere i loro sguardi, dovreste vedere come tremano, come soffrono e come hanno bisogno di trovare una parola amica. Quelli che danno la parola amica a queste lepri al martedì e al venerdì, ripeto, siamo noi due. Queste lepri impaurite dai cacciatori sono lepri molto vulnerabili, sono lepri molto sensibili. Quando arriva una persona che gli dice una parola buona, loro si sciolgono, perché hanno bisogno di trovare una via, una fiducia, una fede. E così, come per gli uomini impauriti, anche per le lepri impaurite, quando arriva uno che propone una religione, una setta, come in questo caso le prologi, le lepri vedono una luce e aprono il loro cuore e diventano adepte di queste sette, dalle quali poi, nelle quali succedono delle cose e dalle quali poi si può fuggire, si può restare. È un po' un laboratorio sociale, un po' come l'uomo. Anche l'uomo, quando ha paura e si sente solo, quando arriva un missionario, una persona che gli porta un po' di luce, si mette nelle sue mani e diventa una persona vulnerabilissima e si mette in una situazione pericolosissima che noi abbiamo un po' immaginato, come nel caso di Patagonia, che come voi sapete ha un carattere, una filosofia di vita particolare. Questa storia intanto per far conoscere, perché non vogliamo aiutare le lepri solo a casa loro, ma vogliamo che se ne parli insieme alla gente, che sappiate che ci sono questi animali che hanno bisogno della nostra solidarietà e che hanno bisogno che noi raccontiamo le loro paure e le loro fiducia, la loro fiducia, le loro delusioni e il loro sogno per un futuro migliore per tutte le lepri. Prego, ritorna questa cosa anche nella storia, perché ci sono un altro gruppo di lepri che cercano di addomesticare, comunque di intortare un altro gruppo di lepri. Non succede con nessuno, con noi che siamo abituati ad addomesticare gli animali in generale, figuratevi. Comunque di fidare dai guru, da queste persone che comunque ci promettono un mondo migliore, perché promettere un mondo migliore è un modo, soprattutto in tempi di carestia, soprattutto quando la gente ha bisogno, è un modo abbastanza volgare e violento di acchiappare la gente e trascinarla verso di sé in maniera coercitiva, in una coercizione molto pericolosa e molto brutta. E le lepri, per fortuna, in certi casi sono forse un po' più sveglie di noi, per cui in questo caso svegliamo tutti i finali, però Patagonia per noi due è stato un esempio. Noi abbiamo l'immagine di Patagonia sopra nelle nostre camerette. Questo nasce da un'osservazione veramente della psicologia delle lepri, cioè questa ragazza ha passato veramente i mesi e le settimane e quindi anche dai disegni che potrete vedere, cioè sono disegni quasi tutti fatti dal vivo. Quasi tutti copia davvero, cioè non stiamo scherzando. Sempre al martedì e venerdì, che la caccia è chiusa in Piemonte. Gli altri giorni non si vede. C'è una delle lepri, uno degli adepti di Leprology, che ricorda Tom Cruise quando riesce a motivare tutte le altre lepri un po' ingannandole, ma come fa? Ho imparato anche a disegnare l'anatomia delle lepri, quindi è stato anche a livello pratico e tecnico. Ho avuto anche una formazione solamente gli animali, quindi mi è piaciuto molto partecipare a questo progetto. Raccontare questa storia, arrivano comunque dei cantastorie che passavano da quelle parti lì. C'era un gruppo di cantastorie molto famosi nell'Oltrepò Pavese, per cui anche lì nel Tortonese sono passati.
e loro questa storia delle lepri, siccome viviamo, cioè io vivo in un paese vicino al paese dove è nato Coppi, la lepre è quello che fa l'andatura, che fa scappare, che fa l'andatura per, sia per il corridoio che la Castellania, c'è la storia delle lepri, la immaginano sempre così, no? Il gregario, quello che corre in pista, quello che si fa inseguire dagli altri, pedalare come una lepre, eccetera. E noi volevamo raccontare un po' una storia tipo queste storie che raccontavano i cantastorie, quindi una favola un po' sociale che dà un'idea di una situazione che può capitare, cercando di distruggere un po' gli stereotipi delle fiabe normali. Poi siamo andati a studiare tutte le divinità scandinave, tra cui questo Itavainen, che è il dio del custode delle lepri, che esiste veramente e che prevede un culto abbastanza originale. Cioè, c'è dentro abbastanza uno studio interessante, molto bello. Portarono io nella tana. Lo fecero sdraiare tra le cortecce. Tutte le lepri si avvicinarono, riconoscendolo, rimasero di stucco. Oh, per tutte le saette del creato! È Lillo! È vivo! Sì, respira! Cavolo, come c'è giunto? Il vociare delle lepri lo fece rinvenire di soprassalto. Caro Atene, le prologi è la risposta, le prologi è la salvezza, hanno le carote, carote. Noi abbiamo adesso, a parte questa qui, ne abbiamo scritte altre tre che sono praticamente già pronte per i prossimi tre anni, però una è il mistero dei 49 milioni smarriti, poi ci sono stati chiusi tutti i porti, non possiamo portare quelle lepri dove vorremmo portarle per aiutarle, un attimo le lasciamo lì e ogni tanto portiamo una coperta, qualcosa da bere, detto che si arrangino, poi alla fine. Cosa dobbiamo fare?